porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Questa sera riparte Porta a Porta, il programma di approfondimento politico e non solo, con e di Bruno Vespa. Il direttore di Rai 1 Giancarlo Leone lo ha definito come la settimana enigmistica, cioè un programma inimitabile. Secondo lei è veramente il fiore all'occhiello del talk show all'italiano oppure no? Per me è la rovina dell'Italia. No, vai. Come mai? Mette Vespa, per quello che è soprannominato, prima di tutto. E poi non vedo qualcosa di interessante, dicono sempre le solite cose. Tutto lì. Quindi lei non lo guarda? No, assolutamente. Tutti i programmi di questa roba qui non li guardo. Non c'è nessun programma di approfondimento politico che lei segue? Sono tutti leccaculi, parliamo chiaro. Tutti guardano alla loro parte, basta. Secondo lei la presenza dei politici in televisione è esagerata oppure no? Per me se i politici andrebbero a lavorare sarebbe meglio. Quindi quando stanno in televisione non lavorano? Ma non fanno niente, pensano a rubare e basta. C'è gente che muore di fame e questi vanno lì e mangiano. E allora, cioè, parliamo di cose serie. Le faccio una domanda un po' più difficile. Se lei fosse autore di uno di questi programmi di approfondimento politico, cosa cambierebbe? I politici li manderei a lavorare e loro verrebbero a chiedere poi ma come mai queste cose non vanno bene. È tutto lì. Quindi svuotare le poltrone e parlare di altro. Ma tutti gli enti pubblici locali, tutti. E chi va lì pensa soltanto a se stesso. Secondo lei Porta a Porta è veramente un fiore all'occhiello del talk show all'italiana oppure c'è di meglio o c'è anche di peggio? C'è di meglio e c'è anche di peggio. Non lo guardo molto spesso perché non mi piace molto la politica, perché ultimamente mi ha stufato veramente. Quando dice c'è di meglio, a quali programmi di approfondimento politico si riferisce? Dipende da gusti in base alla persona a cui può piacere. Io non è che, ripeto, non guardo molto questi programmi, però quello su Italia 7, adesso non so. La 7 forse? Sì, la 7. Okay. Quello con Floris di martedì? Sì, ogni tanto lo guardo. Mi piace di più perché sembra più vero, come si vuol dire. Perché dice che ha smesso di seguire questi programmi? Sono stancato della politica, proprio mi ha nauseato, sono veramente stanco. Crede che la presenza dei politici in televisione sia esagerata, ci siano troppo? Continuano a litigare per faccende banali, si giocano la palla, è colpa tua, è colpa dell'altro e la cosa non mi piace più, sono stanco veramente. Se lei potesse essere autore di uno di questi programmi di approfondimento politico, che cosa cambierebbe del programma? Del programma nulla, perché poi alla fine il programma parte con un vero scopo. Il problema è che va a finire in certi discorsi che si continuano a ripetere, a ripercuotere sulla vita quotidiana. Quindi no, alla fine non cambia nulla per me. Mi sembra di capire che secondo lei non hanno un'utilità. No, non è che non hanno un'utilità, la cosa partono nella maniera giusta per far capire alla gente quello che veramente succede. Il problema è che poi alla fine, quando finisce il programma, come spesso almeno a me capita, dici ma alla fine cosa abbiamo capito, cosa abbiamo risolto? No, io non lo guardo neanche questo programma qui, guarda. Se non mi piace il conduttore. Bruno Vespa non le piace? Non le piace, no, scusa. C'è un conduttore invece di politica, di talk show politici che le piace? Ma attualmente lo guardo poco la televisione, guarda. Sì, c'erano, sì, meglio di Vespa. Ma quello lì è una vita che non mi piace, sembra, ma non so, viscido. Qualcuno dice che i politici sono troppo in televisione, cosa ne pensa? Vero, dovrebbero andare in mezzo alla gente, non in televisione, vedere cosa c'è. Dice che il fatto che vadano in televisione magari è per apparire, magari perché sono più personaggi che non dei veri politici? Non so, io non me ne interesso, che come adesso non ho mai visto politici in televisione, non li ho mai visti, quindi vorrebbero fare altro che andare in televisione. Quindi in passato non era così? Non era così, no. Non era così, assolutamente. Serietà, eccetera, eccetera. Adesso questi qui, secondo me, si mettono in vista, buonanotte.